Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, due volti noti della televisione italiana, si sono ritrovati insieme dopo decenni per raccontare la loro storia di lotta contro il tumore al pancreas che ha colpito l'attrice. In collegamento con Silvia Toffanina Verissimo, Eleonora ha parlato della sua difficile battaglia contro la malattia e del supporto ricevuto da Massimo, suo ex marito. Quest'ultimo ha deciso di starle accanto nonostante la separazione avvenuta molti anni prima. Eleonora ha svelato di essere in attesa di entrare in un programma di cura sperimentale a Verona e di affrontare una chemioterapia molto pesante. Massimo ha elogiato il coraggio della ex moglie nel rendere pubblica la sua malattia, che ha ispirato molte persone che si trovano nella stessa situazione. Entrambi hanno parlato del loro legame speciale che va oltre l'amore, definendosi ormai come fratello e sorella. Durante la trasmissione sono stati proiettati dei video che ripercorrevano la loro storia d'amore nata sul set e che li ha portati a formare una famiglia. Eleonora ha rivelato che la separazione è avvenuta perché Massimo voleva vivere sull'isola, mentre lei desiderava continuare la sua carriera di attrice. Nonostante le divergenze, entrambi hanno sottolineato l'importanza dei figli, in particolare Paolo, che li ha tenuti uniti in questo momento difficile. Massimo ha ammesso di aver perso il padre a causa dello stesso tumore al pancreas e di tifare affinché Eleonora guarisca. La presenza dell'ex marito è stata un'occasione per rivivere i momenti felici del passato e per affrontare insieme il presente. Eleonora e Massimo, due anime affini che si sono ritrovate in un momento di difficoltà, dimostrando che il vero amore va oltre.